Vittoria importante e in rimonta dell'Atletico Cosenza di Morrone al cospetto di un San Fili bisognoso di punti che era andata sul campo della capolista addirittura in vantaggio per 2 gol. Una vittoria in rimonta, dicevamo, per una partita che poteva diventare problematica appunto per la squadra cosentina, che si poteva vedere sfuggire il Zambiase vittorioso e quindi che poteva allontanarsi di 3 punti. Un San Fili per nulla timoroso al cospetto della squadra di casa, che è andato in vantaggio addirittura per 2-0 con una doppietta di 2 giocatori dallo stesso nome, Prete, che portavano effettivamente 3 punti importantissimi per la squadra del San Fili, come dicevamo, ovviamente bisognosa di punti proprio per non rimanere imbischiata nelle zone basse della classifica. D'altra parte la Borrone non poteva permettersi di perdere un'ulteriore partita in casa dopo quella contro la Vigor Lamezia, si è rimesso in carreggiata pareggiando prima, accorciando le distanze con Maio per una prima volta e poi pareggiando con lo stesso giocatore nel secondo tempo e poi chiudendo addirittura in vantaggio per 3-2 con il gol di Ferraro. Questo consente alla squadra dell'Atletico Cosenza Borrone di mantenere la prima posizione in classifica insieme con il Zambiase in un campionato che davvero comincia a diventare importante e decisivo proprio ai fini della promozione diretta, e non si possono certamente lasciare punti per strada. Alla fine ha avuto la meglio la squadra di casa, il San Fili si è dovuto accontentare di una bella prestazione ma nulla di più. Yeah!